Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi giretto domenicale. Ho preso la SS45 e però devo dire la verità, sono un po' in dubbio su dove dirigermi. Vediamo un po' lungo la strada che cosa succede, dai. La giornata è bellissima, sono le 10.30 di mattina, non fa proprio caldo caldo, però insomma no, nemmeno tanto freddo, dai. Siamo sulla SS45, abbiamo detto, verso Bobbio. Poi da Bobbio la mia idea era quella di salire su al passo del Penice, che ci sono stato l'altra volta, l'anno scorso mi sembra, o un anno e mezzo fa, soltanto che c'era bruttissimo tempo e pioveva. Oggi invece è una bellissima giornata, quindi insomma ci sta, dai. Poi so che al Penice insomma mi sono perso la parte superiore del monte, dove c'è la vista stratosferica, sempre per il fatto che pioveva, quindi vediamo un po', o questo o se no magari mi faccio passo del Penice e poi torno indietro dall'altra parte dei monti, salto e scendo per Santo Stefano d'Aveto. Vediamo un po', dai, vediamo un po'. Intanto adesso qua ci fermiamo un attimo a prendere un caffè dal bar dei motociclisti, come sempre, a Sottocolle. Vediamo un po' quanta gente c'è, vediamo un po'. Ecco qua. Beh dai, un po' di gente c'è, dai. Poca roba. E va bene. Niente ragazzi, appena passato Monte Bruno, dove praticamente abbiamo, l'altra volta ho fatto il raduno al Belin and Treffen, bellissimo raduno tra l'altro era la prima volta che partecipavo e mi è piaciuto davvero tanto. Niente, io continuo la mia scarrozzata qua in mezzo a sti boschi bellissimi, tra l'altro bellissima giornata, però ragazzi puntualizzo, fa freschetto, devo essere sincero, porca miseria, mamma mia ragazzi che freddo. Mi sono fermato a riscaldarmi, che bello qua, tutta questa acqua che scorre, bellissimo, freddissimo ragazzi, freddissimo. Mamma mia, mi riposo un secondo e ripartiamo. We'll be right back.
ragazzi, dopo una piccola pausetta ho fatto una dronata, adesso siamo già qua ad Ottone, dove c'è il famoso mulino d'acqua là. Niente, si prosegue. E niente, ribadisco che fa freddo qua. I paesaggi sono sempre fantastici. Inverno, estate che sia, qua è sempre bellissimo. Ho una macchina dietro, facciamola passare. Allora, l'altra volta, per andare al passo del Penice, siamo arrivati con gli amici, eravamo arrivati a Bobbio, poi da Bobbio abbiamo preso la deviazione. Ora invece farò un'altra strada, quindi più avanti c'è il video che mi farà salire verso il passo del Penice da un'altra strada, quindi prima di Bobbio. Così scopriremo posti e paesaggi nuovi, ecco. Bene ragazzi, siamo arrivati al bivio che vi dicevo prima, siamo arrivati. Questa è la strada nuova che vi dicevo, quindi da questo momento in poi qua è tutto nuovo per me. Chissà quanti bei posticini, guardate un po' già qua, tutte queste casette di pietra. Bene ragazzi, qua come vedete Lombardia, Pavia. Questo è il Trebbia. E andiamo avanti così, dai. Ci siamo fermati proprio in mezzo alla strada, ci siamo fermati. Andiamo! Una stradina niente male, eh. Sono circa 23 km. Ragazzi, siamo al passo del Brallo e adesso proseguiamo per il passo del Penice. I posti, come al solito, sono fantastici, le strade un po' meno. Ci sono dei punti veramente messi male, eh. Ecco, adesso qua dobbiamo girare di qua, passo del Penice, sì, di qua. E vai, si sale! Abbiamo imboccato la strada, adesso continuiamo, ci siamo quasi ragazzi, siamo quasi al passo del Penice, eh?
abbiamo anche un po' di neve a bordo strada qua. Porca miseria. Comunque fa freddo, fa freddo, fa freddo. Ecco qua, siamo arrivati. Passo del Penice. Passo del Penice. Adesso siamo praticamente proprio dal passo dove c'è il ristorante. E voilà, dove siamo venuti a mangiare l'altra volta. Qua, questo ristorante qua praticamente. Caspitina, è pure strapieno. Di qua si va sulla vetta del Monte Penice. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivarci. Questo è quel punto che vi dicevo prima, dove praticamente l'altra volta con gli amici non siamo riusciti ad arrivare perché era bruttissimo tempo, era. Chiesetta là sopra, bellissimo. Mamma mia ragazzi, che vista. Si vede la catena delle Alpi, si vede in fondo. Devo stare un po' attenti che ci sono punti dove c'è il ghiaccio. Siamo in cima alla vetta del Penice.
ragazzi, la nostra meta l'abbiamo raggiunta. Volevo arrivare proprio qua e ci sono arrivato. Ora si cambia strada, si scende per Bobbio, poi SS45 e a casa. Bello qua ragazzi, veramente veramente bello, non ci ero mai salito. Bene, salutiamo il passo del Penice e ci dirigiamo verso Bobbio. Porca miseria ragazzi, che spavento, sto entrando qua dentro Bobbio, a un certo punto mi sbuca un cane davanti, mi sbuca, mi ha fatto cagare sotto, mi ha fatto cagare. Bello qua il castello. Ragazzi, diamo anche un'occhiata, visto che siamo qua, diamo un'occhiata al ponte del diavolo, no? Eccolo qua, eccolo qua. C'era un punto dove si poteva scendere o fare qualcosa, non mi ricordo. Sì, ecco qua. Sì, 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 sì.
eccolo qua ragazzi, il ponte del diavolo. Facciamo una dronata anche qua? Facciamola dai, facciamo. Il ponte del diavolo ce lo siamo preso e adesso si torna a Genova. Ragazzi, dopo un altro piccolo caffettino che ho preso qua al bar sulla SS45, dove si fermano tutti i motociclisti, niente, si ricomincia il percorso verso casa. Poco fa prima di fermarmi in una curva stavo quasi per scivolare, c'era qualche pietruzza, mi ha fatto un po' andare giù, ma ci è mancato poco che mi stendesse. Bene ragazzi, ecco qua che bel sole, mamma mia. Direi che per oggi è tutto, abbiamo fatto una bella passeggiata, allora sicuramente fino a che arrivo a casa saranno circa 200 km di percorrenza, passo del Brallo, passo del Penice, Bobbio e tornare indietro. Bello, ecco qua, prima ho deviato qua dal passo del Brallo, vedete? E niente. Ripeto, per oggi è tutto ragazzi, si torna a casa e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!